La storia in giallo di Antonella Ferrera. Il processo ai Templari. Nell'undicesimo secolo, un gruppo di cavalieri guidato da Hugues de Pin, originario della regione francese della Champagne, decise di consacrare la propria vita alla difesa dei pellegrini cristiani in Terra Santa, esposti alla minaccia dei musulmani. Iniziarono il loro servizio con il nome di Poveri Cavalieri di Cristo. Erano leoni in guerra, ma simili ai eremiti nelle chiese, duri e feroci contro i nemici di Dio e prodighi di carità verso gli uomini pii e timorati di Cristo. E tutte le volte che i cavalieri erano chiamati alla battaglia, essi domandavano non quanti fossero i nemici, ma in che luogo si trovassero. Jacques de Vitry, Histoire des Croisades. Veri e propri monaci addestrati alla guerra, questi cavalieri furono destinati alla difesa dei luoghi santi e di quanti lì si recavano lungo le insicure vie che da Gerusalemme conducevano al Giordano. Re Baldovino II ben accolse questo gruppo di nobili, devoti e valorosi e li posizionò nella moschea di Al-Aqsa, sulla spianata del Tempio di Salomone. Da quel momento presero il nome di Templari. Le regole all'interno dell'ordine erano severe e rigorose. Fu il cistercense San Bernardo da Chiaravalle a stabilirle. Questo cavaliere di Cristo è un crociato permanente, impegnato in un duplice combattimento, contro la carne e il sangue, contro le potenze spirituali nei cieli. Ha rivestito il petto con la cotta di maglia, l'anima con l'armatura della fede. Munito di queste due difese, non teme l'uomo né il demonio. Agli inizi del XIV secolo, i destini della Francia erano nelle mani di un sovrano dal fascino leggendario, Filippo il Bello. Tutti, dai parlamenti ai concili, erano ai suoi ordini, al suo soldo. Soltanto i cavalieri templari osarono tenergli testa e questo, unito a uno sguardo interessato sulle loro immense sostanze, lo spinse a montare contro l'ordine sovrano una campagna persecutoria senza precedenti. In quei 7 lunghi anni, nessuna infamia fu risparmiata. È l'alba del 13 ottobre 1307, quando tutti i templari di Francia, circa un migliaio, vengono arrestati. L'accusa, redatta di suo pugno dal cancelliere del regno, Guillaume de Nogaret, parla di pratiche idolatriche e di sodomia. Tra gli arrestati c'è anche Jacques de Molay, gran maestro dell'ordine. L'uomo viene rinchiuso nei sotterranei della fortezza del Tempio di Parigi. L'agonia ha inizio. I rintocchi della campana che annunciano la prima messa mattutina gli giungono soffocati attraverso le spesse mura. Sembrano scuoterlo dal suo torpore, ma è solo l'inquietudine di un sogno che lo tormenta ad ogni risveglio. Il prigioniero all'improvviso si solleva e rimane in ascolto. Gli occhi vivi, sul volto scavato e ispido, osservano un raggio di luce giallastra che colpisce il soffitto a volta della cella scavata sottoterra. Le pareti sono ricoperte di salnitro e l'aria è densa. Raccoglie una ciotola di legno ripiena di un liquido opaco. Ne beve una lunga sorsata, poi sofferma lo sguardo sull'immagine che vi è riflessa. L'immagine di un uomo decrepito, dalla lunga barba e il naso divenuto adunco per la magrezza. Muove un passo verso la feritoia.
ma la pesante catena lo ritrae verso la parete. Jacques de Molay! Io sono Jacques de Molay! Le torture hanno riempito di piaghe il suo corpo, ma quella dello stiramento è stata la più atroce. Lo hanno sollevato fino al soffitto con un grosso peso ancorato ad un piede. Intanto, Bjorn de Nogaret lo esortava a confessare. Su via, signore, parlate. Non ho niente da dire. Questo lo vedremo. Sollevatelo! Dunque, confessate? Sentiva le membra spezzarsi, il cuore scoppiargli nel petto. E allora sì, avrebbe parlato. Avrebbe detto di ogni crimine, confessato ogni delitto di questo mondo. È vero che durante l'iniziazione sputate sulla croce? Sì, è vero! Ma per carità, tirate giù! È vero che i templari adorano un dio con la testa di gatto e che sono dediti alla magia, alla stregoneria e al culto del demonio? È vero, è tutto vero! È vero che praticate la sodomia e che vi baciate durante la notte? È vero, sì, è vero! Giurò che i templari non riconoscevano il Cristo nell'uomo sulla croce, che rubavano il denaro loro affidato e che complottavano contro il Papa. Ammise tutto ciò che volevano ammettesse. I suoi carcerieri infine lo colpirono ed egli cadde a terra. È morto. Portatelo via. Non era morto, ma egli stesso ora si chiede come abbia potuto resistere a quell'orrore. Mio Dio, perché avete voluto che il mio animo fosse vile? Perché non gli avete dato la stessa forza del corpo? Vi prego, risparmiatemi almeno di diventare pazzo. È legato a una catena da 7 anni ed esce soltanto per comparire dinanzi alle commissioni d'inchiesta e subire pressioni, minacce e poi torture. Maledetti, pagheranno caro. Grazie, mio signore, d'avermi lasciato la forza dell'odio, la sola che ancora mi sostiene. Si accascia a terra e, come sempre, il pensiero lo riconduce ai gloriosi tempi in cui tutti i nobili cadetti sognavano di portare il mantello bianco con la croce, l'uniforme del tempio. Jacques de Molay aveva visto il suo sogno divenire realtà, fino al grado supremo di Gran Maestro di Francia ed Oltremare, comandante di 15.000 cavalieri templari. Ma quei ricordi vengono interrotti. Alzatevi! Dovete seguirci! Si alza in silenzio e attende che un carceriere, con uno scalpello, lo liberi dalle catene. Signore Dio, datemi la forza. Si stringe sulle spalle ossute il glorioso mantello ridotto ormai ad un lurido cencio. Andiamo! Fuori, ad attenderlo, in mezzo alla corte, c'è Alain de Pareil, capitano degli arcieri del re. Ho avuto ordine di condurvi a Notre-Dame per udire la lettura. Dunque, la sentenza è stata emessa? Sì, signore. La porta della torre si apre di nuovo per consentire il passo ad altri 3 cavalieri, scortati dalle guardie. Anche loro hanno i capelli bianchi, la barba incolta, i corpi smagriti. Geoffrey de Charnay, precettore di Normandia, si fa incontro al Gran Maestro e lo abbraccia. Mio signore. Coraggio, fratello. Fatevi coraggio. Un ordine improvviso li fa trasalire. I prigionieri vengono spinti su un carro scoperto che parte trainato da cavalli. Quando il grande portale si schiude, giunge alle loro orecchie un immenso clamore. Centinaia di persone sono assiepate intorno alle mura e gli arcieri sono costretti a farsi strada usando i manici delle lance. Largo gli uomini del re! Fate largo! Poi, di colpo, quando appaiono sul carro quei 4 vecchi emaciati, la folla ammutolisce.
alcuni sergenti reali mischiati tra la gente gridano insulti al loro indirizzo. A morte gli eretici! Ladri, idolatri! Guardateli, non sono più tanto fieri adesso! A morte! Altri insulti, schermi e minacce si levano lungo il corteo. Se soltanto avessimo ancora un po' della nostra antica forza. Io non credo però che giungerà la condanna. A quale pericolo possono ormai rappresentare quattro vecchi scheletrici? Fratello mio, c'è anche chi piange tra la folla e qualcuno si fa il segno della croce. Non siamo così soli nel nostro calvario. Già, ma sono altri i volti che vorrei vedere. Dei 15.000 cavalieri del Tempio, molti si erano sottratti agli arresti, altri si erano rifugiati nei conventi. C'era persino chi aveva gettato la nobile divisa per vivere in incognito nelle campagne o in qualche città. Ma Jacques de Molay è a conoscenza di un ulteriore fatto. Alcuni fratelli erano riusciti a raggiungere la Spagna, dove il re d'Aragona, contrario alle direttive del re di Francia e del Papa, aveva lasciato loro tutti gli averi. Molti cavalieri erano rimasti in contatto, costituendo una rete segreta. Forse hanno organizzato un assalto. Lungo il percorso da qui a Notre Dame potremmo vederli apparire armi in pugno e lanciarsi contro gli arcieri. Ma perché mai dovrebbero liberare colui che li ha traditi? In verità, le confessioni estorte sotto tortura ebbero conseguenze ancor più devastanti per i cavalieri dell'ordine. La più grave fu la bolla Pastoralis Preminentiae, emessa da Papa Clemente il 22 novembre 1307, nella quale si ordinava l'arresto di tutti i templari e la confisca dei loro beni. La morte è la sola liberazione da tale rimorso. Anche se morte ingiusta, senza onore, non è di un cavaliere del Tempio morire senza combattere. Il carro con i prigionieri è giunto davanti al sagrato di Notre Dame. Gli arcieri formano un cordone umano per tenere lontana la folla. Centinaia di occhi attendono curiosi dalle finestre che affacciano sulla cattedrale. I quattro templari vengono condotti in cima alla gradinata e lasciati lì, in piedi, la schiena rivolta alla folla e il volto che guarda il tribunale ecclesiastico schierato tra i battenti spalancati del grande portale. Ci sono vescovi, canonici e chierici disposti su due file. La presenza dei tre cardinali, inviati dal Papa, è segno che la sentenza sarà senza appello né ricorso dinanzi alla Santa Sede. Prende la parola Arnaud d'Auch, cardinale d'Albano, primo legato, per esporre le motivazioni della sentenza. Dopo aver udito la testimonianza dei fratelli Gérard du Passage e Jean de Cogny, che dichiarano, come molti altri, di essere stati costretti al momento della loro entrata nell'ordine a sputare sulla croce con la motivazione che si tratta solo di un pezzo di legno, dato che il vero Dio è in cielo, dopo aver udito la testimonianza del fratello Guy Dauphin, al quale fu ordinato, se uno dei suoi superiori avesse sentito il richiamo della carne e avesse voluto soddisfarsi con lui di cedere a ogni e qualsivoglia richiesta, dopo aver udito la testimonianza del gran maestro Jacques de Molay, il quale ha riconosciuto i verbali raccontano che durante l'interrogatorio dica, lo giuro. Lo giuro. Quale fu la cerimonia di iniziazione all'ordine? Mi misero un mantello legato al collo e fui recato davanti a un crocifisso di bronzo. E lì mi venne ordinato... Che cosa vi venne ordinato? Parlate! Di sputare sopra l'immagine. E voi? Sputai, ma una sola volta.
e a terra. E cosa dite del voto di castità? Ed è vero che vi fu chiesto di avere rapporti carnali con altri vostri fratelli? Non mai lo feci, lo giuro. E altri fratelli vennero forse accolti nell'ordine con tali modalità? Ciò che non fu fatto a me, nemmeno ad altri fratelli fu mai fatto. A nessuno? Dite la verità o sarete uno spergiuro. Solo a qualcuno. E mai, accogliendo altri fratelli, avete voi stesso chiesto di farsi da parte e di fare ciò che dovevano? No, no. Ah, ah sì, chiesi loro di avere rapporti carnali. È tutto? Ed essendo stato richiesto se avesse detto qualcosa di non vero nella sua deposizione per torture e per la paura del carcere o di violenze, il maestro rispose di no, ma disse di aver detto la verità per la salvezza della sua anima. I quattro templari sono soli, abbandonati da Dio e dai loro confratelli, nella feroce tenaglia del tribunale, tra gli uomini del re e quelli della chiesa. Il sangue pulsa nelle tempie scavate di Jacques de Molay. Menzogna, menzogna. La rabbia impotente lo risucchia in una vertigine che gli toglie le forze. Il gran maestro stramazza al suolo. Il legato per un istante interrompe la lettura della lunga pergamena. Gira lievemente il capo a destra e poi a sinistra, verso gli altri membri del tribunale. Infine riprende a parlare. In considerazione del fatto che gli accusati sono rei confessi, sono condannati al muro e al silenzio per il resto dei loro giorni, affinché ottengano il perdono delle loro colpe attraverso le lacrime del pentimento. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. La folla resta in silenzio. La prigione a vita appare clemente dopo un simile elenco di misfatti. L'aspettativa sulla pena capitale è stata delusa. Uno dei quattro prigionieri, invece, schiude le labbra sui denti fracassati in un sorriso incredulo. Fratelli miei, ho capito bene. Ci fanno la grazia. Gli altri non rispondono. All'improvviso, una voce echeggia dalla sommità della scalinata. Protesto! È Jacques de Molay, il gran maestro. Protesto contro una sentenza iniqua e dichiaro che i crimini dei quali ci si accusa sono del tutto immaginari! I membri del tribunale prendono ad agitarsi. I cardinali si guardano in faccia stupefatti. Nessuno si aspettava una cosa del genere. Jean de Marigny, giovane arcivescovo di Sens e fratello del rettore del regno, il principale artefice del processo assieme all'inquisitore di Francia, prende la parola. Mentite! Voi avete confessato dinanzi alla commissione d'inchiesta. Avete confessato l'eresia. Siamo colpevoli soltanto d'aver ceduto al vostro odio, al vostro rancore. Voi avete confessato la sodomia. Sì, sotto tortura. E avete confessato l'eresia. Sotto tortura. Ritratto e dichiaro davanti a Dio che l'ordine del Tempio è innocente e santo. Siamo vittime dei vostri complotti, delle vostre false promesse, delle vostre minacce. È stata la vostra crudeltà a perderci, ma giuro che siamo innocenti e chi dice il contrario mente! La folla è ormai in subbuglio. I membri del tribunale si consultano con De Marigny, che si consulta a sua volta col prevosto di Parigi. Prendete una decisione, quale che sia, o finiremo col venir travolti dal popolo! Due condannati sono recidivi! Rifiutando di riconoscere la giustizia della Chiesa, sono ricaduti nell'eresia. Pertanto la Chiesa li rimette alla giustizia del re. Ma le sue parole si perdono nel vociare della folla. I membri del tribunale decidono di rientrare precipitosamente nella cattedrale. Il portone viene subito richiuso e i prigionieri ricondotti al tempio.
I membri del consiglio ristretto prendono posto intorno a un lungo tavolo. Per primo è Marigny a prendere la parola. Il tribunale ecclesiastico ha consegnato nelle vostre mani il Gran Maestro e il precettore di Normandia, maestà. Ora siete padrone di disporre di loro senza rendere conto a nessuno, neppure a sua santità. Il re non risponde. Nel silenzio imbarazzato dei membri del consiglio, ognuno osserva un tratto del suo volto che riveli qualcosa. Il mento sulla mano, gli occhi spalancati che fissano il vuoto. Ogni tanto batte le palpebre, altrimenti i suoi occhi restano fermi, immobili, per alcuni interminabili minuti. È quella strana fissità del suo sguardo che spaventa. Nogaré. Il guardasigilli si alza in piedi, è nervoso, scuro in volto, arde dal desiderio di dare sfogo alla propria collera, ma di nuovo interviene Marigny. Sì, la cosa mostruosa, la cosa orribile che è accaduta, prova come ogni indulgenza, ogni clemenza nei confronti dei servi del diavolo sia soltanto una debolezza suscettibile di ripercuotersi su di voi. E allora, Nogaré, qual è il vostro parere? Chi è ricaduto nell'eresia deve subire senza remore il castigo estremo. E il popolo, Marigny, che dirà? Si placherà non appena chi ha causato tali disordini non ci sarà più. Il re, di nuovo, è muto e immobile, ma dal suo sguardo ora trapela qualcosa. Ho deciso. Stasera Jacques de Molay e Geoffrey de Charnay saranno arsi sul rogo a Lilo Juif, di fronte ai giardini del palazzo. Pubblica è stata l'eresia e pubblico sarà il castigo! Il rogo viene innalzato in modo da trovarsi proprio di fronte alla loggia reale della Tour de l'Eau. Dalle due rive della Senna continuano a giungere a centinaia i curiosi, tanto che l'isolotto sembra sprofondare nell'acqua sotto quell'insolito brulicare. Gli arcieri schierati diradano i crocchi troppo vocianti, mentre picchetti armati sono disposti sui ponti e allo sfocio di tutte le vie che conducono alla riva. È buio e il fuoco delle torce dipinge nell'aria striature rossastre. Fa molto freddo e c'è vento. Il rogo è stato eretto più alto di un uomo. Il boia, col cappuccio nero, si distingue dai suoi aiutanti, che l'hanno colorato di rosso. Impartisce ordini, gli ultimi dettagli, sistemare i tronchi, preparare fascine di riserva. Ormai è tutto pronto. Jacques de Molay e Geoffrey de Charnay, mani legate l'un l'altro, vengono fatti scendere dal carro e condotti di fronte alla pira. Alcuni addetti si affrettano a fissarli fianco a fianco ai due pali con una lunga corda. Infine, sistemano loro l'infamante copricapo di carta degli eretici. State per comparire dinanzi al tribunale di Dio. Siete ancora in tempo a confessare i vostri peccati e a pentirvi. Per l'ultima volta, vi supplico, chiedete perdono al Signore. I condannati non rispondono al monaco che regge quel lungo crocefisso. Intanto la folla è ammutolita per udire il loro ravvedimento. Rifiutano di pentirsi, non confessano. Il frate, inginocchiato ai piedi del rogo, recita ora le preghiere. Il momento è giunto. Una mano consegna un tizzone ardente in quelle del boia, che comincia a farlo roteare vorticosamente per ravvivarne il fuoco. Filippo il Bello, il re, compie un gesto con la mano. A sua volta, il capitano degli arcieri lo ripete guardando il boia. La stoppa accesa affonda nelle fascine che si infiammano. La vibrazione sfuggita a migliaia di petti è segno insieme di sollievo e raccapriccio, di esultanza sinistra e di paura, di inquietudine e di ribrezzo.
Il fumo comincia ad alzarsi in spesse volute, spinte dal vento verso il loggiato. Nogaret, i nervi tesi e lo sguardo che brilla di odio, sta assaporando il suo spietato trionfo. Vi ho vinti e ora bruciate, bruciate. Voglio vedervi ridotti in cenere. Il fumo palpabile e nauseabondo si alza ora alto verso il cielo, ma una folata lo riprecipita giù sui due condannati, nascondendoli. Iniziano a sprigionarsi dal rogo lunghe fiammate. Alain de Parey dà ordine agli arcieri di spegnere le torce, così l'oscurità è ora rischiarata soltanto dalla pira ardente. Il fuoco raggiunge Geoffrey de Charnay, che, per istinto, cerca di arretrare, ma le fiamme lo avvolgono in pochi istanti. La corda che lo lega si spezza, la mitra di carta va in fumo, il suo corpo ricade in avanti. Mano a mano che si scurisce, scoppietta, si rigonfia di vesciche, con mostruosa lentezza si trasforma in polvere nella polvere. Vergogna! Vergogna! Veder morire degli innocenti! Dio per questo mi giudicherà! D'improvviso, con sorprendente energia, la voce del Gran Maestro vibra tra lingue di fuoco. La fiamma lo sferza, gli incendia la barba e i capelli candidi. La folla, atterrita, resta muta. Jacques de Molay grida il suo sdegno, fino all'ultimo, senza mai abbassare gli occhi dinanzi allo sguardo glaciale del re. Re Filippo, Papa Clemente e Guillaume de Nogaret, siate maledetti! Che Dio vi conduca entro 300 giorni dinanzi al proprio tribunale per condannarvi alla giusta pena! Che il castigo divino ricada su voi tutti fino alla 13ª generazione! Le fiamme gli sono entrate fra le labbra, soffocando così il suo ultimo grido. Ma l'ultimo dei templari non è morto, non ancora. Per un tempo che sembra non avere fine, lotta contro la morte. Infine si flette e cade in avanti con una mano che emerge dalle lingue di fuoco, sollevata verso l'alto. Gli ultimi crepitii dell'immenso falò provocano un sussulto tra la folla, fin quando i bagliori morenti del rogo scompaiono, avvolti nell'oscurità. Muore così Jacques de Molay, ultimo gran maestro dei Templari, non senza lasciare dietro di sé gli esiti nefasti della sua maledizione. Il 20 aprile del 1314, Papa Clemente V muore a seguito di un'infezione intestinale. La sua salma, esposta in Notre Dame, con indosso i paramenti pontifici, viene incenerita da un fulmine entrato da una vetrata. In quello stesso anno, il 29 dicembre, Filippo il Bello cessa di vivere dopo una battuta di caccia. Si ferisce cadendo da cavallo e muore tra atroci tormenti. Il 31 dicembre 1314 è la volta di Guillaume de Nogaret, il guardasigilli, che, colpito da meningite fulminante, muore in circostanze abbastanza oscure. Un saluto a tutti da Antonella Ferrera e bentrovati a questo appuntamento con la storia in giallo. Per parlare delle origini e della fine tragica dell'Ordine dei Templari abbiamo intervistato gli storici Franco Cardini, medievista, e Simonetta Cerrini, autrice del saggio La rivoluzione dei Templari. Simonetta Cerrini, perché definire rivoluzionario l'Ordine dei Templari? L'Ordine dei Templari ci riserva
ormai da secoli innumerevoli sorprese, e una delle sorprese più grandi e a mio parere più importanti è proprio quella che riguarda la loro origine, e cioè il sogno rivoluzionario del primo maestro e fondatore dell'ordine, Hugues de Pins, che appunto lo stesso maestro descrive all'interno di una lettera manifesto. Ecco, c'è un giallo proprio relativo al ritrovamento di questa lettera. Sì, perché questa lettera, come per tanti misteri poi legati al Medioevo, è sempre esistita e attualmente si trova alla biblioteca municipale di Nîmes, quindi chiunque la può andare a leggere, però gli studiosi erano rimasti in dubbio circa l'attribuzione di questa lettera, dubbio che poi è stato sciolto solo negli ultimi anni. Ecco, lei ha analizzato attentamente 9 manoscritti in latino e in lingua d'oil, ovvero i testi fondatori appunto dell'origine della regola. Che cosa ne è emerso? Emerge una novità straordinaria. A quel tempo la società cristiana era ormai uscita dalla riforma gregoriana e si era ormai stabilizzata separando due grandi categorie, i chierici e i laici. La Chiesa istituzionale, che era appena nata, decise di attribuire esclusivamente ai chierici la gestione del sacro, mentre i templari affermarono la necessità di un'autonomia spirituale anche da attribuirsi anche agli stessi laici. Professor Cardini, come erano organizzati a livello gerarchico? Beh, a livello gerarchico sono un ordine, diventano ordini a partire da un concilio che li accetta come ordine religioso negli anni 20-30 del XII secolo. Siccome gli ordini religiosi dovrebbero avere a capo una base generale che poi controlla praticamente tutte le abbazie e filiazioni, ma è questo ordine un ordine particolare dove i laici prevalgono sui religiosi? Beh, i religiosi veri e propri ci sono dei sacerdoti che fanno da cappellani, ma il nucleo dell'ordine, siccome nasce con la volontà di far vita cristiana, sì, ma nello stesso tempo assistere i pellegrini e combattere se i pellegrini vengono attaccati in Terra Santa, l'ordine ha naturalmente un suo forte nucleo laico, quindi bisogna distinguere all'interno dell'ordine i cavalieri veri e propri, quelli cioè che già prima di aderire all'ordine avevano ricevuto questa sorta di viatico iniziatico, che era il segno, l'addobbamento, come si usa dire, il segno dell'ingresso nella confraternita cavalleresca, che era forse il ricordo di un vecchio rito barbarico di affiliazione guerriera, come ne conosciamo tanti antropologicamente parlando nel mondo germanico, nel mondo uralo-altaico, tra i Pelle Rossa d'America. Poi naturalmente la Chiesa è intervenuta a cristianizzare questa tradizione, e questi sono veramente i milites, gli chevalier, i cavalieri. Poi ci sono naturalmente i servientes, i sergenti, come diciamo noi, cioè gli armigeri, che però non hanno rango cavalleresco, quindi vivono a un livello più basso, fanno anche lavori servili, eccetera, combattono essi stessi, ma combattono con un apparato guerriero un po' meno ben organizzato di quello dei cavalieri, hanno un ruolo subalterno. Poi ci sono naturalmente i cappellani, e i templari si organizzano, cioè i templari sono cioè i poveri cavalieri di Cristo, pauperes milites Dei, poveri cavalieri di Dio, e tessalomonici tempi, e del Tempio di Salomone, perché i crociati chiamavano Tempio di Salomone la moschea di Al-Aqsa, che è in effetti si erge nel luogo dove c'era, prima delle distruzioni, l'antico Tempio di Salomone, poi più volte distrutto. E l'ordine si divide naturalmente in province, ogni provincia ha un suo precettore, e tutto culmina nel maestro. Sì, non si chiama abate perché, o non si chiama in altro modo, ma si chiama maestro perché è l'antico termine magister, l'antico termine militare romano con cui si qualificavano soprattutto i comandanti dei gruppi di cavalleria. Quindi il maestro ha sotto di sé una serie di capi delle varie regioni,
varie province in cui l'ordine è distinto, e all'interno delle singole province ci sono le varie comanderie, le varie case templari, quindi un ordine gerarchico a somiglianza degli ordini monastici, che però ecco è improprio definire ordine monastico. Oggi gli studiosi più prudentemente e in maniera più aderente anche alla dottrina canonica della Chiesa definiscono quest'ordine un ordine religioso militare. Simonetta Cerini, è vero che avevano dei riti di iniziazione o fa parte della leggenda? Avevano dei riti di iniziazione, nel senso che c'era una procedura molto precisa per la missione all'ordine, come per qualsiasi altro ordine religioso. È vero che poi emerse una sorta di antiregola, e cioè di codice ombra, come lo definisce Barbara Frale, per cui, diciamo, alla procedura di ammissione nell'ordine normale venne poi aggiunta una procedura, diciamo così, segreta, con elementi di una sorta di prova iniziatica. Che cosa facevano? Veniva chiesto di sputare sulla croce e di rinnegare Cristo. Inoltre veniva chiesto di baciare, oltre diciamo al bacio della pace sulla bocca, che era una pratica appunto comune, veniva chiesto invece di baciare l'ombelico o addirittura a volte l'ano o il fondo schiena, diciamo, del superiore che veniva presentato. Ecco, allora, nel corso del lungo processo inquisitorio cui furono sottoposti i cavalieri dell'ordine, vennero accusati delle cose che lei mi sta dicendo, appunto di eresia, di sputare sulla croce e quant'altro, di sodomia. Ecco, loro si giustificarono dicendo che avevano, alcuni di loro erano stati costretti ad ammettere, a confessare sotto tortura, ma che tutto questo non era vero. Lei invece ci sta dicendo che era vero. Dunque, in parte direi che fu senz'altro vero. È il valore della cosa in sé che è stato giudicato in modo diverso, in modo direi proprio scorretto, nel senso che il Papa stesso assolse nel 1308, appunto, assolse Jacques de Molay e tutti gli altri dignitari appunto dell'Ordine del Tempio da queste accuse. Quindi non furono considerate come vere e proprie eresie, perché non c'era comunque un'adesione interiore a questo procedimento intanto, e si valuta oggi che questo procedimento, questa procedura, questo rito fosse volto soprattutto a provare il coraggio dei singoli templari che si sarebbero poi trovati di fronte, diciamo, una volta caduti i prigionieri, si sarebbero trovati di fronte a una situazione scioccante, pericolosa, e che volevano quindi riprodurla prima per capire meglio, o anche per far capire, anche per l'autocoscienza stessa dei nuovi templari, per far capire loro, insomma, fino a dove erano pronti ad arrivare, scegliendo o l'obbedienza assoluta al maestro, cosa che veniva richiesta a tutti i templari, oppure un'adesione comunque a una propria fede, che in quel caso veniva contraddetta dal maestro stesso. Ecco, rimanendo nel tema dei rituali, c'erano alcuni a cui non venivano mai meno, ad esempio quello dell'uniforme, della morte del gran maestro, della sepoltura, ce li può ricordare? Come ogni altro ordine religioso, avevano una ritualità da seguire. Quello che è nuovo invece, e che mi piace appunto sottolineare, è che a causa proprio del sogno di Ugo, del primo maestro, ci fu quindi di questa autonomia voluta, ricercata del sacro da parte dei laici templari, ci fu un'apertura ad altre pratiche liturgiche, quindi anche ad altri riti. Faccio un esempio: nei Retre, cioè negli statuti dell'ordine, c'è un rito per cui i templari il giovedì santo devono leccare il vino che è stato versato sull'altare. È una pratica, è una liturgia molto particolare, non se ne trova traccia in tutta la Chiesa latina, e invece ne troviamo traccia nelle pratiche liturgiche dei cristiani d'Oriente che erano a Cipro. Quindi c'è questa condivisione, tra l'altro, di pratiche liturgiche con quelli che allora erano da considerare degli eretici.
E invece i templari condividevano proprio questa pratica con loro. Un altro caso di condivisione di pratiche liturgiche è stato quello della condivisione del pellegrinaggio al monastero di Saidnaya presso Damasco. Questo era un monastero melchita dedicato appunto alla Vergine, e a questo monastero da secoli si recavano in pellegrinaggio insieme musulmani e cristiani d'Oriente. Ma tra i cristiani latini furono proprio i templari, almeno noi abbiamo testimonianze circa soltanto il ruolo dei templari e la partecipazione dei templari a questi pellegrinaggi. Tant'è vero che si recavano appunto a questo monastero e ne ricavavano, ne riportavano indietro delle preziose ampolle contenente un liquido miracoloso che poi esportarono in Europa. E per esempio c'è ancora un cartiglio all'Araceli, ci sono poi queste ampolle ancora in vari monasteri francesi, e questo fu un altro esempio di condivisione di pratiche di rituali liturgici con i musulmani, i cristiani d'Oriente. Professor Cardini, i templari erano anche abili gestori di un sistema finanziario molto ricco. C'è una corsa a entrare all'interno del tempio nel corso del XII secolo, gente, cioè che accetta di dare in dote tutti i loro beni al tempio o a San Giovanni e di entrare come poveri cavalieri, perché c'è il principio della povertà. I templari non possono portare ornamenti dorati, non possono portare vesti sgargianti, d'altra parte naturalmente non ci sono le ristrettezze alimentari che ci sono per esempio negli ordini monastici veri e propri, perché questi devono combattere, quindi devono stare saldi in sella, e per questo devono mangiare in maniera sufficiente, anzi in maniera qualitativamente alta. Però per il resto l'ordine diventa presto ricco, non solo, ma l'ordine ha fama all'inizio almeno di grande serietà, di grande onestà, quindi ci sono per esempio mercanti che affidano i loro beni all'ordine partendo perché l'ordine li gestisca. Ci sono paesi interi, principati, città che vogliono un templare o anche un ospedaliere all'interno del loro governo come camarlingo, cioè come si direbbe oggi noi ministro delle finanze. L'ordine comincia a prestare denaro, i templari sono probabilmente gli inventori in un certo senso dello scecco e della cambiale, perché in tempi di moneta reale, per cui se lei è un mercante che parte da Londra e vuol comprare delle cose, dei beni, delle spezie sul litorale siriaco, lei si deve portare un carico di moneta d'argento, quintali di monete d'argento ben stipate in forzieri, metterle sulle navi, un rischio immenso. I templari offrono la possibilità invece di trasportare questo denaro senza muoverlo. Per noi è del tutto normale, ma nel XII secolo è quasi un fatto di magia. È molto semplice: lei è un mercante londinese e vuole disporre di denaro in Siria, consegna una somma di denaro alla casa templare di Londra, ha una ricevuta. Con la ricevuta lei va alla casa templare di Beirut o di Jaffa o di Ascalona o di Tripoli di Siria o di Acri o di Haifa o di quello che vuole, insomma i porti siriano-palestinesi, e i templari del luogo le ridanno, naturalmente non materialmente il denaro che lei ha versato a Londra, ma esattamente la stessa cifra. È una rivoluzione straordinaria. Simonetta Cerini, chi perseguitò veramente i templari, sbarrò loro la strada, fu Filippo il Bello, che mise in piedi uno dei più grandi processi che la storia ricordi. Ecco, perché tanta ostinazione? Questo è molto interessante, perché in realtà Filippo il Bello, in fondo, e il primo maestro Ugo avevano un pochino un'idea di fatto abbastanza simile. È curioso questo, ma bisogna dirlo. Cioè, l'idea appunto di Ugo era, a mio parere, tra virgolette naturalmente, quella di proletarizzare la regalità sacra.
Cioè questo concetto che Carlo Magno appunto incarnò in modo assoluto. Ricordiamo che Carlo Magno, ad esempio, modificò addirittura il credo, cioè una delle preghiere più importanti della Chiesa è stata, diciamo, modificata da un imperatore e non da un chierico. Quindi questa regalità sacra, che appunto aveva in sé gli elementi di un'autonomia del sacro affidati ad un laico, sebbene così particolare, fu poi proprio la via scelta, questa via in fondo carolingia, neocarolingia, scelta dallo stesso Ugo nella sua visione del mondo e della visione del destino dei Templari. Questo fatto però applicato non ai re, ma applicato allo scalino più basso o medio della nobiltà, quindi della classe dei bellatores, dei combattenti, no? Quindi in sostanza alla classe dirigente dell'epoca, ma a tutti i livelli, esclusi i lavoratori e i servi naturalmente. Questa idea quindi di autonomia anche rispetto al Papa e fu la stessa idea che poi riprese appunto Filippo il Bello. Infatti il suo intento era quello di costituire una società francese e una chiesa, sostanzialmente una chiesa di Francia, slegata dal Papa, quindi di porsi lui come capo della società cristiana dell'epoca. Questo naturalmente dopo la nascita della Chiesa come istituzione, cosa che avvenne appunto tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, che la Chiesa poi per come la conosciamo oggi non era evidentemente più possibile. Però questo era l'ideale anche religioso dello stesso Filippo il Bello, che quindi doveva per forza di cose annullare una serie di ostacoli che aveva sul suo cammino. Questi ostacoli erano stati prima il Papa Bonifacio VIII, che infatti attoccò, e poi furono anche i Templari su questa strada e anche lo stesso Clemente V. Questo disegno quindi di egemonia sul proprio territorio fu anche all'origine, poi fu una delle spinte che poi creò nella direzione poi della formazione delle monarchie nazionali. Quindi i Templari non erano l'unico obiettivo negativo, diciamo, del re Filippo il Bello, ma facevano parte senz'altro di un processo che intendeva portare a termine. Senta, dottoressa Cerrini, un aspetto che ha scatenato la fantasia di molti e anche quello relativo alle formidabili tecniche di combattimento che permettevano ad ogni singolo cavaliere di affrontare più nemici in una volta sola. Ecco, fa venire quasi in mente gli antichi samurai del Giappone. Assolutamente, questo si evince anche appunto dal testo di Ugo. Il suo ideale è senz'altro, si esplicita in questo modo: volontà, adesione della propria, rinuncia alla propria volontà e adesione assoluta alla volontà di Dio. In quest'ottica, lui dice ad esempio nella lettera, può essere un male ciò che è anche l'apparenza di un bene, cioè non è detto che il male si manifesti nei suoi casi più evidenti per tutti, ci sono anche casi in cui il male presenta, ecco, una seduzione apparendo come un bene. E in questo senso la figura del guerriero sacro, della Bhagavad Gita, dell'azione comunque che viene raccontata in questo straordinario poema indiano, è un ideale sconosciuto, diciamo, alla cristianità, però per certi versi si può avvicinare invece all'ideale dei primi templari. Il risultato però è straordinario, quindi furono coraggiosissimi, e questo si sa, cioè furono veramente dei cavalieri, sì, assolutamente, che non si potevano fermare né piegare in nessun modo e mai, cioè avevano un coraggio veramente al di sopra di quello che era la norma. E una cosa però molto particolare è data dall'incontro tra l'essere cavaliere e l'essere monaco, come si riscontra dalla regola, per cui sembra che proprio la regola sia stata scritta, sia una regola anti-ascetica per un monaco, cioè dal punto di vista di un monaco è una regola anti-ascetica, dal punto di vista di un cavaliere è una regola antieroica. Mi spiego meglio. Un monaco normalmente deve digiunare, comunque non deve mangiare tanto, si deve contenere rispetto al digiuno. Invece i cavalieri addirittura mangiavano, i cavalieri templari avevano l'obbligo di mangiare due a due nello stesso piatto,
perché uno doveva sorvegliare l'altro per assicurarsi che l'altro mangiasse a sufficienza e non digiunasse. È una cosa molto particolare, sì, in una regola religiosa. Assolutamente. Inoltre abbiamo anche esempi veramente paradossali, per cui la mattina un monaco si deve svegliare presto per andare a pregare. Anche questo è normale. Invece viene ordinato ai templari che, se sono stanchi, devono restare a letto. Anche questo, ricevere un ordine che io appunto definisco antiascetico, sì, all'interno di una regola religiosa è abbastanza particolare. Invece decisamente ascetico era il voto di castità, che poi mantenevano? Dunque, intanto all'inizio dell'ordine, prima ancora della regola, noi sappiamo che, ma anche all'inizio dell'ordine, esistevano intanto i frati sposati che entravano con le loro mogli all'interno dell'ordine, esistevano le donne, le sorelle del Tempio, e tra l'altro, proprio a proposito delle sorelle del Tempio, noi sappiamo che esistevano all'inizio dell'ordine, ma che le ultime templari ufficiali conosciuti furono proprio delle templaresse, perché nel 1324, quindi l'ordine fu sciolto, fu soppresso senza essere condannato assolutamente e anche in via provvisoria dal Papa nel 1312 con una bolla, Vox Excelso, e quindi da quel momento l'ordine ufficiale dei templari non esisterà più. Però nel 1324 abbiamo una lettera mandata dal Papa al convento delle templaresse di Mühlen, nella diocesi di Worms, con la quale il Papa le sgrida, perché dice loro: ma guardate che l'ordine ormai è stato soppresso dai templari, quindi voi non potete più dirvi che siete delle templaresse, voi dovete scegliere di entrare nell'ordine delle cistercensi. E con questo però implicitamente ci dice che ufficialmente esistevano ancora gli ultimi templari, furono in realtà delle donne. Per concludere, Simonetta Cerrini, cosa ci può dire dei templari in Italia? La fase italiana dei templari fu molto importante, perché appunto i templari nel 1120 furono messi dal re sotto l'autorità del patriarca di Gerusalemme. Nel 1129 il concilio di Troyes, quindi tutti i padri del concilio contribuirono a scrivere la regola dell'ordine e quindi entrarono ufficialmente nella Chiesa, ma sempre sotto l'autorità del patriarca di Gerusalemme. Fu poi, ancora una volta grazie a San Bernardo, che i templari furono presentati a tutta la cristianità proprio in Italia, al concilio di Pisa nel 1135, alla presenza di varie centinaia di vescovi, il Papa appunto presentò alla Chiesa il nuovo ordine dei templari e ricevette appunto delle donazioni, e quindi la fase italiana fu molto importante. E inoltre nel 1139 il Papa invece si mise e divenne l'unico capo e superiore dell'ordine. Quindi diciamo che la fase italiana dei templari comincia già intorno al 1130, abbiamo già le prime presenze di prime case o magioni templari, ma diciamo ha un fortissimo sviluppo legato soprattutto alla presenza di San Bernardo, almeno questa, diciamo, San Bernardo come mediatore ancora una volta tra la società italiana e la Chiesa italiana e i templari. Cosa rimane oggi dei templari? Intanto i templari sono essi stessi il vero tesoro, sono un tesoro che è ben lontano dall'esaurirsi e dall'essere esaurito, non solo per la loro storia tra l'altro, ma anche per quello che riguarda la loro leggenda, perché è un fatto, anche la leggenda che si sviluppò a partire appunto dalle ceneri del gran maestro Jacques de Molay. Della grande maledizione, no? È la grande maledizione che tra l'altro era stata già, sì, che viene attribuita qualche secolo dopo poi a Jacques de Molay, e che comunque era già presente, perché già sia il Papa che il re erano già stati abbondantemente maledetti, sia da un vescovo che poi dal popolo stesso. Insomma, c'era stata già una storia, diciamo, di questa maledizione nei confronti loro,
Resta il fatto che la coincidenza cronologica della morte sia del re Filippo il Bello sia del Papa Clemente V pochi mesi dopo l'uccisione di Jacques de Molay ha creato comunque una coincidenza molto forte che ha avuto molto peso poi nel futuro e che rispetto alla quale anche Giusto Lipsio per esempio diceva: se fu un caso ci meravigliamo, c'è da meravigliarsi, ma se fu Dio c'è da preoccuparsi. Grazie a Franco Cardini e Simonetta Cerrini per essere stati con noi e un grazie a tutti voi per aver scelto la nostra compagnia. La Storia in Giallo torna sabato prossimo alle ore 14, ma domani, non dimenticatelo, sempre alla stessa ora c'è il consueto appuntamento con Rosso Scarlatto. Tanto nella Ferrera, un saluto a tutti e una felice sera. La Storia in Giallo è un programma di Antonella Ferrera, a cura di Diana Vinci, regia del dibattito di Manuel De Lucia, musiche di Alessandro Molinari, realizzazione tecnica di Fiore Liborio, regia di Francesco Pannofino. Le voci di oggi erano quelle di Mario Bombardieri, Francesco Meoni, Francesco Pannofino, Riccardo Rossi e Alberto Rossatti nel ruolo di Jacques de Molay.